Ciao ragazzi, un buongiorno a tutti e bentornati sul canale per questo nuovo video. Dietro di me ho una bici che fa veramente schifo, una bicicletta che non si può guardare. Ma perché vi dico questo? Perché qualche settimana fa, e in merito vi ho proposto anche un video, una persona, trovandomi in allenamento, mi ha un po' deriso. Mi ha detto: è una bici che fa schifo, questo qua pieno di lui, sotto il suo sedere aveva una bicicletta biammortizzata del valore di 9-11 mila euro, a mio parere, gruppo XX nuovo della SRAM, ruote in carbonio di un certo livello, le DT Swiss 1200, inoltre aveva della componentistica che è stata sostituita dalla sua bici, tipo Cruel Component, la corona, eccetera eccetera. Ho buttato l'occhio, ho abbastanza esperienza in questo e posso dire che una bici di questo tipo ha un valore veramente alto, un valore che si aggira, appunto, come vi ho detto, sopra o comunque attorno ai 10.000 euro, ed è il valore, insomma, di un'automobile. Io mi sono un po' in quell'occasione offeso, ma ho mantenuto, insomma, era una giornata dove ero abbastanza tranquillo e ho mantenuto, insomma, abbastanza la calma, dando, insomma, le mie ragioni. E in un video successivo vi ho spiegato, insomma, che questa bicicletta qua chiaramente può avere anche dei limiti, perché l'ho provata assieme a mio fratello, questa bici qua è di mio fratello, me l'ha prestata, e facendo un giro con lui ci siamo resi conto che appunto fatica a fermarsi sul ripido, e stiamo cercando di capire il motivo per il quale questa bici possa avere queste limitazioni. È una bicicletta che ha una forcella Judy, una bicicletta che monta il cambio Shimano SLX misto con il Shimano Dior, ed oggi ho preso in mano un po' la bicicletta e aprendo l'armadio dei miei attrezzi e dei componenti che ho, che utilizzo appunto per le mountain bike, ho trovato qualcosa che può essere utile per rendere questa bici un po' più guidabile, un po' più utile in determinate situazioni di trail. Una cosa che secondo me è super indispensabile, innanzitutto, è un canotto telescopico. Qui abbiamo un canotto fisso, canotti che si usavano fino al 2019 e precedenti, canotti che adesso telescopici sono diventati quasi indispensabili per le mountain bike attuali, perché andiamo ad abbassare il baricentro in discesa e sentiamo proprio che la bici è più stabile, è più guidabile, avendo questa particolarità di guida. Adesso io con me non ho un canotto telescopico, ma vi farò vedere cosa ho pensato di sostituire per rendere la bici più performante fin da subito. Quello che si può notare da subito guardando i dischi freno di questa mountain bike è che all'anteriore c'è un disco da 160. Questo qua è un 160, e la cosa che mi è venuta in mente da fare subito, anche grazie ai vostri consigli, è di andare a prendere un disco da 180 che andrò a collocare qui all'anteriore. Un disco che ha delle caratteristiche un po' particolari, è un disco della Galfer, fatto molto bene, leggero. Inoltre, come vedete, è un disco che, a mio modesto parere, riesce a raffreddarsi anche più velocemente rispetto al disco che vedete qui montato di serie. Qui ho l'adattatore per il 180 e l'altro adattatore che serve appunto per i dischi center look. Ma visto che ci sono, ho detto: perché non andare a cambiare anche il disco della ruota posteriore? E visto che avevo un disco nuovo sempre della Galfer da 160, andrò a sostituire anche il disco posteriore, andando a montare questo della Galfer al posteriore. Mio fratello mi ha dato la sua benedizione, mi ha detto: fai quello che vuoi. E quindi questa sarà una curiosità molto grande quando riprenderò in mano questa bici con queste due modifiche. Ma attenzione, perché adesso arriva la chicca, che secondo me è una cosa molto molto interessante: andrò a montare un manubrio integrato al posto del manubrio di serie che troviamo, che ha già
una lunghezza di 76 per 50 di lunghezza d'attacco manubrio. Io cos'è che farò? Andrò a montare un super manubrio integrato che è il Syncross Fraser SL che ho già utilizzato in una Scott che avevo fino all'altro anno praticamente e che mi accorcia ulteriormente di un centimetro e quindi riuscirò ad andare a caricare anche un po' l'anteriore visto che questo qua è un meno 14 di inclinazione. Quindi questa qua sarà appunto come si presenterà la mountain bike dopo che avrò montato questo bellissimo manubrio. Con l'occasione del montaggio del manubrio andrò a montare anche queste manopole, le Ergon GE1, che sono manopole che mi danno più sicurezza perché sono un po' più spesse rispetto alle manopole che monta di serie questa Specialized Epic. Voi sapete che e immagino anche molti di voi, poi mi direte eventualmente sui commenti, le manopole giocano un ruolo fondamentale perché io le preferisco un po' più grosse rispetto alle manopole proprio sottili sottili. E chi ha una manopola preferenziale credo che poi faccia fatica a cambiarla, rimanga più o meno sempre la stessa. Io utilizzo le Ergon come manopole e devo dire che sono manopole fatte veramente molto molto bene, hanno una bella impugnatura. Dopo che avrò fatto queste modifiche, che sono le più essenziali, e magari vedrò un certo miglioramento, proporrò queste modifiche a mio fratello, vediamo cosa mi dirà, dopodiché sarà probabilmente da lavorare sul cambio dei copertoni. Certo è che questa mountain bike ha dei cerchi con canale da 25, adesso sapete che il canale da 30, è diventato fondamentale. Si sente una certa differenza di guida col canale più largo rispetto che più stretto e c'è la possibilità anche di montare chiaramente copertoni un po' più larghi che adesso vanno molto di moda, i 240 come sezione 235-240. Questa mountain bike monta dei copertoni con sezione 230 che sono abbastanza accettabili, hanno anche un bel disegno. Ad ogni modo, prima di fare questa operazione, vediamo la bicicletta come reagirà con queste modifiche. Quindi, finalmente, dopo vari studi, abbiamo pensato e ripensato, abbiamo deciso di fare queste modifiche a questa bici che qualcuno ha definito che fa schifo. Secondo me, schifo assolutamente non fa. Ma comunque vediamo se riuscirà ad essere più performante in determinate situazioni. Ricordo che le situazioni delle quali parlo non sono proprio trail semplicissimi, sono trail abbastanza impegnativi per persone che hanno una certa dimestichezza col mezzo. Questa è una bici che può essere veramente performante per fare salite e discese anche ad una certa andatura e a una certa intensità. Ma quando cominciamo a trovare dei trail eccessivamente ripidi con curve contro curve paraboliche da affrontare e qualche scalinetto, sicuramente dei limiti ci sono. La mia curiosità, vediamo se sarà colmata montando appunto questo manubrio e questi dischi freno che sono più performanti da un diametro maggiore l'anteriore e rimarrà lo stesso diametro il posteriore, ma il marchio è diverso, un marchio Galfer che è migliore sicuramente dei freni che monta di serie questa Specialized Epic. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra, scrivetelo nei commenti, vediamo se riusciamo a raggiungere un qualcosa che può essere performante per questa mountain bike per renderla veramente una hardtail al top. Intanto, ragazzi, anche per oggi siamo arrivati ai saluti. Io vi ringrazio per l'attenzione. L'appuntamento sarà a un prossimo video. Buone pedalate a tutte, Nicola. Alla prossima. Ciao!